Il direttore dell'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR, Massimo Clemente, al TG News presenta la 3 giorni Green Blue Days, l'evento occasione di dialogo tra pubblico e privato per una logistica sostenibile a 360 gradi. Direttore, Green Blue Days, 3 giorni di eventi dal 13 al 15 ottobre. Posso chiedere di raccontarci che cosa sarà questa iniziativa in cui Alice è partner, in cui Alice Channel è media partner ufficiale? Sì, siamo lieti di questa presenza e partecipazione di Alice, è un contributo che apprezziamo molto ed è anche nello spirito di questo progetto, che è un progetto che si sviluppa attraverso un dialogo tra il pubblico e il privato. Io sono direttore di un istituto del CNR, è un istituto, un ente pubblico che però ha un forte rapporto col territorio, con le aziende, con le imprese, con gli enti locali, con le associazioni. E questa 3 giorni è organizzata da un'associazione no profit che è Green Blue Days, con il coordinamento scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare del nostro istituto. E è articolata con un'alternanza di labs e talks. I labs sono dei momenti a carattere più squisitamente accademico, di ricerca avanzata nei vari settori del green e del blu. I talks invece coinvolgono non solo studiosi, ma imprese, associazioni di cittadini e decision makers. Quindi diciamo che si passa dalla teoria alla pratica nei 3 giorni, analizzando tutte le tendenze, le novità più importanti, le sperimentazioni più significative nel campo del green, l'evoluzione del green che è il blu, per un, appunto, un equilibrio, un modo diverso di vedere la nostra società, sia le nostre città, sia le nostre imprese, sia la vita di tutti i giorni di tutti noi. Ecco, il tema della sostenibilità è centrale, una di quegli obiettivi centrali appunto per Alice, l'associazione che in Italia rappresenta le imprese del trasporto e della logistica. Ma in questo settore ci sono dei momenti di approfondimento? Avete previsto dei momenti di approfondimento proprio su questo settore così strategico per il paese, proprio da un punto di vista della sostenibilità ambientale? Assolutamente sì, e li abbiamo previsti in modo trasversale, coinvolgendo i diversi ambiti di studio e delle imprese. E quindi la logistica, tutta la filiera che va dal trasporto di terra al trasporto marittimo, al trasporto aereo, anche perché come Consiglio Nazionale delle Ricerche siamo già fortemente impegnati su questi temi e quindi è stato facile attivare la nostra rete dialogando con i privati e dialogando con gli altri istituti di ricerca e le università in modo da far convergere competenze intelligenze in questi 3 giorni sui temi della mobilità sostenibile, della logistica sostenibile, facendo in modo che però questo sia un punto di partenza. Tant'è che già è prevista poi l'edizione 2022 dei Green Blue Days, che sarà a Taranto, città con tante difficoltà dal punto di vista ambientale, come è noto a tutti noi. Ecco, in questa prospettiva è un momento di partenza, non è solamente una conclusione di un anno di lavoro che si è sviluppato nei mesi precedenti, un punto di partenza per poi arrivare al nuovo incontro del 2022. Con un'attenzione molto forte ai temi della logistica sostenibile a 360 gradi, quindi non solo logistica di terra, non solo logistica di mare, ma logistica come sistema integrato di mobilità sul territorio delle merci e ovviamente anche delle persone.